Tommaso era un ente provinciale, governativo, che ritirava tutte le cose, il grano, ritirava la lana. Noi la lana delle pecore non è che la potevi vendere libera, la dovevi portare là e te la qualificavano come quello che è, quello che era e come te incontravi te la qualificavano. O di prima, o di seconda, o di terza. E a seconda te pagavano, dopo ti arrivavano i soldi, non è che te li davano il giorno stesso, eh? Dopo ti arrivavano i soldi. Ma sotto alla cosa, all'alberone che si è seccato al monumento, là la ritiravano all'aperto. Venivano con i balloni, si metteva dentro e la ritiravano. Quella era soggetta al mazzo, la lana e il grano. E il primo anno, nel 41, tutti avevano paura e lo grano lo quasi pulirono. E dopo lo imbirbirono, non lo riportavano a casa, lo lasciavano fuori. E poi venivano da Roma a cercare grano per mangiare, per le famiglie, per le cose, da Divoli. Venivano. Da Vicenza venivano tutti i giorni a rimediare qualche cosa per le famiglie, che Vicenza non c'è territorio, e allora la semina non la facevano. Sotto Montorio, quello già sono stato a immaginare pure io, era acqua quello, quello già sono stato a immaginare pure io, un tempo di tessera, che mentre immaginava uno di noi si metteva di guardia se si vedevano i carabinieri. E allora, però se ne fregava mezzo il mugnaio, che c'è un detto che dice 40 macellari, 40 molinari e 40 orti sono 120 lati giusti.